Oggi qui ad LS torniamo ad occuparci di Ius Soli. Purtroppo lo sapete, la politica ha preferito la pancia alla ragione. Martedì scorso il Senato ha fatto slittare il voto sulla legge di riforma della cittadinanza, quando non è dato sapere, sicuramente non a settembre. Infatti nel calendario dei voti dell'Aula presentato dai capigruppo non c'è traccia in questo mese, ma quasi sicuramente nessun via libera in questa legislatura. Integrazione però e accoglienza da questo punto di vista c'è soprattutto nel settore sportivo, dove il concetto di ius sportivo proprio esiste ufficiosamente, possiamo dire, in alcune discipline. Ne abbiamo parlato insieme a Raffaella Chiodo della UISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti. Ascoltiamola. Sicuramente dal mondo dello sport si consolida sempre più una voce forse più moderna, più avanzata, in cui la questione della cittadinanza viene vista nel suo aspetto appunto moderno e attuale, dove pensare di dividere ancora il mondo, di costruire muri, è una cosa che proprio perde totalmente di senso, soprattutto per chi è legato ai concetti e ai principi dei diritti, no? E della civiltà. Quindi dal mondo dello sport, soprattutto quello dello sport per tutti, e la UISP naturalmente in primo luogo, attraverso i mondiali antirazzisti che ormai organizza da 20 anni, attraverso tutte le sue attività anche quotidiane nei propri campionati, nelle proprie attività di sport per tutti, hanno questa idea della cittadinanza aperta e mondiale, la cittadinanza mondiale, che è una cosa concreta e di fatto. Molte federazioni, anche strutture, si stanno adeguando e stanno andando oltre quella che invece è l'immagine che oggi abbiamo, che purtroppo anche oggi in parte si è manifestata, di una invece una chiusura che si sta consolidando in certe parti della società italiana, e questo sicuramente ci preoccupa. E ci preoccupa perché oggi? Perché oggi siamo qui per un sit-in che serve a chiedere che la calendarizzazione di questa discussione non venga rimandata, venga messa in modo urgente e si chiuda, perché dopo 4 anni è veramente inaccettabile che ancora le istituzioni non abbiano il coraggio di prendere una decisione, di fare scelte chiare di civiltà, perché bisogna anche assumersela questa responsabilità. Tu hai parlato di coraggio, insomma sappiamo che siamo entrati in una campagna elettorale dove ci porterà alle prossime elezioni. Quello del tema dell'immigrazione sarà il tema caldo, come purtroppo succede sempre nel nostro paese, anche se noi lo diciamo spesso come radio, una cosa è l'immigrazione, una cosa sono i diritti dei cittadini che chiedono di diventare italiani. Anche qui insomma forse il mondo dell'informazione dovrebbe essere più chiaro. Sarà però in qualche modo il coraggio della politica in qualche modo a naufragare, proprio perché siamo in una campagna elettorale dove il tema dell'immigrazione è un tema, per così dire, scomodo? Questo timore che dici tu è purtroppo davanti agli occhi di tutti quelli come noi, come associazioni che sono presenti qui, tra cui la UISP. Siamo perfettamente consapevoli del fatto che c'è questo rischio concretissimo. Noi vediamo purtroppo lo spettacolo della politica che insegue questo estremismo in senso assolutamente negativo, di costruzione della paura, di costruzione di qualunque cosa che di negativo accada nella società è collegato automaticamente al processo migratorio. Al tempo stesso, come giustamente dicevi tu, c'è una questione di separazione netta sulla questione del riconoscimento della cittadinanza a chi è nato in questo paese, è cresciuto, è italiano a tutti gli effetti, ma non è riconosciuto come cittadino a tutto tondo. Sono due cose diverse, ma fanno parte in realtà entrambe di qualcosa che la politica dovrebbe dimostrare di essere in grado di capire. Però per questo, io lo dico questo proprio a titolo personale, penso che un ruolo enorme ce l'ha tutto il terzo settore e tutto il nostro mondo della società civile cosiddetta, no? Perché siamo noi che dobbiamo fare pesare al mondo della politica la nostra voce, almeno tanto quanto quelli che invece chiamano a una chiusura di questo paese alle idea democratica e dei diritti.
Quindi una sfida importante per il terzo settore in questa campagna elettorale, anche no, quello che è successo quest'estate, gli attacchi alle ONG e tutto quello che si è proseguito. Mi sembra che questo può fare da collante, no, per fare una battaglia comune. È una scelta, sarà una scelta di campo non semplice, perché comunque insomma la possibilità di ricatto, no, che in ogni situazione si ripropone è forte, però è una questione di scelta e anche una questione di responsabilità da parte del mondo della società civile, che deve avere la capacità di parlare un'unica voce o perlomeno diciamo trovare dei punti comuni imprescindibili. In parte la campagna Italia sono anch'io è una sintesi di questo, perché c'è dentro, no, dalla CGIL all'ARCI, alla UISP, Lega Ambiente, insomma tutti diciamo le strutture, lo zoccolo duro, chiamiamolo così, della società civile italiana è unito in questo punto, e però non riusciamo per il momento ancora a ottenere una risposta definitiva, perché lì ci vuole veramente la volontà politica da parte delle istituzioni e delle forze che hanno la maggioranza in Parlamento.